Questo è un libro che in qualche modo parla di sogni non inseguiti, ma di sogni incontrati accidentalmente da un gruppo di ragazzi che si trova ad avere un professore appassionato di teatro di marionette e che a sua volta appassiona i ragazzi. Quindi è un libro che parla di sogni in qualche modo assunti, di sogni che uno non pensava di avere prima di scoprirli nel corso della sua strada. Trovo interessante questo modo di intendere i nostri obiettivi, che non è la solita maniera, si dice sempre segui i tuoi sogni a tutti i costi. Non è vero, a volte i sogni si incontrano e bisogna costruirli artigianalmente con fatica, con scalpello, martello tutti i giorni, anche quando questi sogni sembrano inseguirci, sembrano pedinarci, sembrano farci del male. La Rivincita delle teste di legno è un libro sul teatro artigianale, sul teatro di marionette. È un libro fatto di carta, ma fatto anche di legno, fatto anche di colla e fatto anche di sogni.